Diamo il benvenuto e bentornato al coach Rita Guarino. Grazie. Cominciamo con quello che è accaduto a Vinovo recentemente, con il workshop organizzato proprio nel Media Center, dove eri presente te, ovviamente Stefano Braghini e anche Martina Rosucci, un incontro tra Juventus e Lega Pro. Quali erano le finalità e di che cosa avete parlato? Ma la finalità è quella di lavorare tutti insieme verso l'obiettivo comune, che è quello dello sviluppo per il calcio femminile, trovare le sinergie organizzative e strutturali affinché si possa anche territorialmente dare delle opportunità alle bambine di avere dei punti di riferimento che spesso mancano. E l'obiettivo è quello di innalzare il numero delle tesserate il più possibile, e questo è possibile farlo solo grazie a una strutturazione complessiva, no, dell'intero territorio nazionale, e per dare questa opportunità di avvicinamento alla pratica e fornendo anche gli strumenti necessari per poi operare, che è la cosa più importante. È stato un ulteriore passo avanti questo? Sicuramente, di passi in avanti negli ultimi anni ne sono stati fatti molti. C'è l'intento da parte della federazione di investire sul calcio femminile, offrire un nuovo prodotto per il bene del calcio, perché poi è giusto anche, insomma, staccarci da quelli che sono dei pregiudizi e di quelle che sono comunque degli stereotipi. Il calcio è uno sport che nell'opinione pubblica deve diventare uno sport comune a tutti e a chiunque lo possa vivere con passione. Torniamo al campo e al campionato. La prima frenata è arrivata dopo 17 vittorie consecutive. All'inizio della stagione avresti mai pensato di trovarti in questa posizione, con questa squadra, con questa grande capacità anche di leggere le partite, di fare delle belle partite? Ma sinceramente a inizio stagione lo speravamo tutti di trovarci in questa situazione, perché abbiamo nel giro di un mese costruito un gruppo, e nel giro di qualche mese l'abbiamo amalgamato, l'abbiamo fatto diventare una squadra. Sapevamo che sarebbe stata veramente dura lottare per il primo obiettivo, che era comunque quello di qualificarsi per la Champions League del prossimo anno, e abbiamo fatto un cammino straordinario, direi, quindi siamo ben contenti di quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Siete in Champions League, in questo momento siete appaiati con il Brescia in campionato, uno scontro che poi, insomma, ritornerà anche in Coppa Italia. Sì, la seconda delle due sfide è andata a loro favore, hanno giocato sicuramente meglio di noi, a differenza di quanto avevamo dimostrato l'andata. Quindi il campionato è ancora aperto e avremo la possibilità di riscattarci con loro il 2 di maggio in Coppa, quindi insomma la sfida è ancora aperta e vincente. Puoi farci il punto su quello che sono anche il recupero per quanto riguarda alcune giocatrici e in sostanza, insomma, la situazione della squadra? Diciamo che in questo momento abbiamo l'infermeria abbastanza piena per infortuni accidentali, quindi non abbiamo la rosa al completo, ma questo per noi non deve essere né un alibi né un attenuante, perché abbiamo diverse giocatrici che possono sostituirle. È chiaro che dovremmo pensare alla gara con un approccio sicuramente diverso da quello che abbiamo fatto nell'ultima partita. Dove vi allenate è la Continassa, il nuovo centro avveniristico per quanto riguarda i campi di allenamento e non solo. Allora, una tua impressione, tanto per cominciare, e poi insomma, che aria si respira qui? Beh, innanzitutto per noi è un grandissimo onore poter per la prima volta calpestare l'erba che sarà poi la struttura e i campi di allenamento della nostra prima squadra maschile. E, che dire, c'è di tutto e di più, è una struttura fantastica dove chi vuol fare calcio seriamente non può che trovare il paradiso. La sfida tra Fiorentina e Juventus è sempre affascinante e agonistica, come lo fu ad esempio quello dell'andata, dove insomma la Rosucci ci regalò una bella doppietta e decise la sfida. Questo sarà anche il primo scontro in terra toscana tra due squadre femminili. Un avvenimento sicuramente importante e ci aspettiamo anche un ambiente molto caldo.
È una squadra che stimo molto, che ha un ottimo organico e che sa giocare a calcio. Sarà una partita molto, molto equilibrata e quindi ci attende non solo una partita difficile dove le nostre ragazze dovranno fare un'impresa in questo momento, ci attende anche un pubblico sicuramente caldo e appassionato che vedrà la partita Fiorentina-Juventus come un vero e proprio derby. Sì, lo stadio Bozzi sarà sicuramente, avrà un clima sicuramente caldo, perché insomma fa caldo in questa settimana, ma anche caldo dal punto di vista dei tifosi. La Fiorentina ha ripreso bene dopo la sosta, ha vinto in trasferta contro il Chievo Verona per 6-1. Sì, ripeto, la Fiorentina sta vivendo un periodo di forma straordinaria, ha recuperato tutte le giocatrici che a inizio stagione non aveva a disposizione, sono in un buon momento e quindi, ripeto, non sarà una partita facile, anzi sarà una partita molto molto equilibrata e dovremo giocarcela con estrema intelligenza e con estrema caparbietà. Cosa non dovrà mancare in questa partita? Non dovrà mancare sicuramente l'approccio alla gara, l'attenzione a ogni minimo dettaglio. E a volte le partite si vincono con il cuore e io voglio comunque una squadra che lotti su ogni pallone e che non lascia nulla di intentato, quindi bisogna provarci sin da subito a reggere bene il confronto. Grazie mille e a tutto gas. A tutto gas.